Eilen, ciao. Lieto da quanto tempo? Rivederti, cavaliere. Ne hai fatta di strada dal nostro incontro alla stazione di polizia di Cambridge. Anche tu vedo. Come vanno le cose laggiù? Non possiamo lamentarci. Abbiamo subito qualche occasionale attacco da parte dei sintetici, ma finora siamo sempre riusciti a respingerli. Buon per voi. Direi che il posto è stato messo in sicurezza, grazie all'aiuto dei rinforzi e al supporto aereo. Immagino. Non mi sorprende. Dopotutto, è in buone mani. Ti ringrazio. Tornando a noi, so che non hai molto tempo, dunque direi di andare dritti al punto. Brava ho ragazza. Ho incaricato i miei uomini di preparare l'equipaggiamento che ci servirà per localizzarti una volta che avrai trovato le bombe. Abbiamo impostato questo segnalatore di pericolo in modo che emetta una frequenza unica che possiamo captare. Dopo che avrai trovato le bombe, sistema il segnalatore a terra. Al resto penseremo noi. Quando avrai finito, fai il rapporto al censore Ingram. Va bene, Eilen. Non mi sembra troppo complicato. Oh no, affatto. Si tratta solo di tornare nel luogo più inospitale di tutto il Commonwealth. Fosse la prima volta che ci vado. So che non è la prima volta che visiti il mare splendente. Ma ricordati di tenere d'occhio il tuo contatore Geiger. Tranquilla, altrimenti sono pieno di radix. Altrimenti finiranno per cuocerti dall'interno. Ho un'armatura atomica apposta. Dobbiamo arrivare qua in fondo. Prendiamo la nostra medicina. On the road again. E il tempo fa schifo come al solito. Ma questa ormai non è una novità. È quasi una costante. Una chiesa abbandonata. Mi ricorda molto quella che abbiamo visitato quando abbiamo affrontato i vampiri. Però i ghoul hanno una carne molto più tenera da tirare giù. Esattamente. Anche se non vedo nulla. Ah, oh, oh, oh. Esattamente. Questo era leggendario, bella. Grazie. Era da un po' che non trovavo un'arma congelante. Porca puttana, che esce all'improvviso. Eppure avrei dovuto pure aspettarmelo che sarebbero usciti. Eppure non ci ho pensato. Questa è la parte del lavoro che preferisco. Quale? Quella in cui arrivano gli scorpioni radioattivi che muoiono sanguinando? E io salgo di livello? Eccoci di nuovo fuori. Scusami l'attesa, Dance. Certo che con tutta sta neve, il buio e la tempesta non si vede proprio un cacchio. Ci stiamo appena per addentrare al di fuori della mappa. E la neve si è appena trasformata in pioggia. Che gioia. Ricorda la cittadella. Stupidi maledetti ghoul. Decomponetevi e lasciateci in pace. Ci mancano solo che le mantidi si aggiungano alla testa. Ecco fatto. Bel lavoro, non lasciare qui nulla. No, tranquillo, prendo tutto ciò che è utile. E dunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al sito nucleare. Qui sì che le radiazioni sono alte. Impianto di smaltimento delle bombe. Chi c'è qua dentro? Ah, dei robot! La madonna! Quei laser cosa non sono? Allora, con calma. Iniziamoci ad occupare uno per volta dei robot. Sarei pure invisibile, ma prima o poi qualche colpo lo prendi, eh? Un elmetto da cacciatore. Grazie. Mandiamoli all'inferno. Aspetta che... Ecco fatto. Dove siete, maledetti? Quella, tu sei grosso. Grosso vuol dire più facile da colpire. Abbatti quei bestioni. Missione compiuta. Bestioni. Che termine sopraffine. Eccoci qua. Un nucleo di fusione, anzi due, per me. Ah, ho capito che problema hanno. Quelli sul Pridwen. Sto fucile non può essere usato con l'armatura atomica.
Mi sminchia il braccio anche a me. Ecco risolto. È difficile trovare un posto tranquillo nel comune. Eccoci arrivati. Ma dai, un figlio dell'atomo è riuscito ad arrivare fino a qua. Chissà, forse cercava una di queste? Boh, non lo sapremo mai, sono morti. Per colpa dei ratti talpa, magari? Può essere. I ratti talpa sono malvagi. Pronto e carico! Left 4 Dead! Madonna mia, quanti bei ricordi con Left 4 Dead. Non mi dispiacerebbe tornarci a giocare ogni tanto. Lì sì che ti devi preoccupare veramente di quante munizioni ti rimangono. Ma i figli dell'atomo che diavolo volevano da sto posto? Cioè, o meglio, la risposta potrebbe essere molto semplice. È la soluzione che veramente mi lascia perplesso. La loro completa noncuranza delle conseguenze. Cioè, veramente, non pensano proprio che le radiazioni potrebbero ucciderli? Uccidiamoli tutti! O trasformarli in queste schifezze, magari? Terminiamoli! Rispediamoli all'inferno! Oh, leggendario, tra l'altro. Quando porti con te tutto questo metallo, stai alla larga da là. Perché? Si arrugginisce? O perché affondiamo per via del peso? Quella! Questa armatura atomica è molto familiare. Dannazione, ad averlo saputo prima. Vabbè, dovremmo mandare qualcuno a prenderla. Questo è un ascensore. Probabilmente la nostra via di uscita. Chi siete voi? Ciao! Tu cosa ci fai? Sei sul suolo consacrato dell'atomo. Certo! Chi è? L'atomo. L'atomo è ogni cosa. Egli è il portatore della luce, il grande divisore. Egli è i mondi infiniti che si trovano dentro di noi. Certo, nelle radiazioni che avete nel cervello. Sto cercando delle bombe. Delle bombe atomiche. I figli dell'atomo hanno giurato di proteggere questo posto fino al momento della grande divisione. Non può entrare nessuno. Ne sei sicuro? Fidati di me. Sono dalla tua parte. Voglio aiutarti. L'atomo non ha bisogno dell'aiuto dei miscredenti. Quando tornerà da noi, queste reliquie porteranno la sua parola e la sua gloria in tutti gli angoli della Terra. Per questo vanno protette. Certo. Quest'uomo è chiaramente pazzo. Suggerisco di cambiare tattica. Ascoltami, facciamola semplice. Voglio usare le bombe. Voi volete questo, no? Io voglio... diffondere la sua... gloria. Ascolta, le bombe verranno usate, ok? È questo che vuoi, no? Forse ho sbagliato a giudicarti. Se mi assicuri che queste reliquie verranno usate, allora la volontà del credimi, sarà fatta. Verranno usate. Prendi e a fin di bene. E preparati a entrare nel suo sacrario. Grazie, Segui fratello. La luce dello splendore. Essa ti guiderà dalle reliquie. Guarda, possa tutto quello che vuoi. Possa l'atomo riscaldare la tua anima. Possano le radiazioni ammazzarti. Disattiviamo le torrette giusto per sicurezza e apriamo la porta. Grazie. E finalmente, dopo tanta fatica e radiazioni, ecco le bombe Mark 28. Dance? Ah, ok, pensavo che stessi sparando al tizio. Tutto risolto. Che ne pensi, Dance, di tutte queste meraviglie? Mettiamo il segnalatore e possiamo finalmente tornare indietro. Ora che questo sito è al sicuro, dovresti tornare subito all'aeroporto. Io resterò di guardia fino all'arrivo dei Vertibird. Va bene. È davvero necessario? Assolutamente. L'anziano Maxon è stato molto chiaro. Non devo togliere gli occhi da queste bombe finché non saranno state contate, testate e caricate una per una. Non possiamo permetterci di perdere questa scorta se vogliamo che Liberty Prime raggiunga la massima efficienza in combattimento. Ma saresti da solo qui a difenderle. Vabbè, se credi di potercela fare, io mi fido di te. Conosco le tue abilità, sono sicura che ce la farai. È dunque arrivato il momento di tornare in superficie. Ah, la superficie. Che meraviglia la superficie. Ragazzuole, missione compiuta. Oh, è già completato il robottino, vedo, eh. Mi sembra che il mio cosplay sia riuscito per bene, no? Missione compiuta, bombe recuperate. Sensore Ingram. Sembra che le Mark 28 facciano proprio al caso nostro. È stata una bella scoperta. Lavorerò con la tua squadra per assicurarmi che le bombe rimangano stabili una volta caricate su Prime. Brava dottoressa Lee. Non dovrebbe essere troppo difficile. Dottoressa Lee, devo ammettere che non ce l'avremmo fatta senza di te.
È ancora presto per festeggiare. Chissà cosa succede se la dottoressa lì non viene o muore. Non abbiamo ancora azionato Liberty Prime. Spero che con tutto il lavoro fatto i suoi sistemi rimangano stabili. Ah, speriamo. C'è un solo modo per scoprirlo. C'è solo un modo per scoprirlo. Esatto. Censore, tutti i dati sono a posto. Direi che è arrivato il momento di attivare il trasferimento di corrente. A te l'onore. Dopo a me? Davvero? Senza tuo aiuto staremo ancora a fissare un mucchio di ferraglia. Oh, sarebbe meglio se a farlo fosse un tecnico esperto. Ma credo che te lo meriti. Devo pigiare solo un bottone, giusto? Un tecnico esperto ci vuole, certo. Adesso esplode. Liberty Prime, riattivato. Mi sento così dannatamente orgogliosa. Direi di eseguire un controllo diagnostico di base. Comando diagnostica. Accettato. Diamogli un attimo. Deve abituarsi alla sua nuova configurazione. Modulo vocale. Attivato. Distruggere, testa comunisti. Funzionalità audio. Avviato. Nome. Liberty Prime Mark II. Missione. Liberare Anchorage. No, Alaska. Sbagliata missione, cattiva. Obiettivi primari. Tutti gli invasori, comunisti, cinesi. No, robot, cattivi, non cinesi. Ora un'analisi del sistema e a verificare se è pronto a combattere. Analisi completa. Sistemi Liberty Prime. Tutti i sistemi nella norma. Armi pronte. Attenzione, carico nucleare esaurito. Ricaricare. Attenzione, nucleo d'energia disattivato. Alimentazione esterna in uso. Si consiglia di riavviare il nucleo. Dottoressa, è tutto normale questo? Capacità di respingere gli invasori comunisti cinesi. Compromessa. Da qui mi sembra tutto a posto. Ah, se lo dite voi. Ti dispiacerebbe tenerlo d'occhio? Liberty Prime sembra in gran forma. Devo ammettere che avevo qualche dubbio. Cosa ha detto del nucleo di energia, scusami? Che ha detto sul suo nucleo di energia? Prime è in ottima forma, ma il suo motore nucleare va riavviato. Al momento lo stiamo alimentando con i motori del Pridwen. Una volta che avrò risolto il problema, lo invieremo a bussare alla porta dell'istituto. Prima guarda, sono contenta di essere stata d'aiuto. È qualcosa che ho fatto io personalmente. Dovrebbe dare un po' di potenza in più alla tua armatura atomica. Che cosa mi hai regalato? Una pompa medicinale, wow. Io non ti ho preso nulla. Io non ti ho preso niente. E invece sì, quel grosso bestione di metallo laggiù. Ora effettivamente. Ora però meglio a dirigerti alla svelta sul Pridwen. L'anziano Maxon voleva parlarti dopo aver finito qui. Grazie. Va bene. Senza di te niente di tutto questo sarebbe stato possibile. È vero. Non vorrei fare la modesta, però questo bestione qui è in piedi solo grazie a me.